ufficiopostale.it è l'Italia che cambia. Vado a 100 all'ora. Io cerco di andare a 90, cerco di andare a 90. Il problema è che non mi stanno dietro gli altri. E Vittorio Massi è andato a 100 all'ora anche ieri sera durante la prima puntata di Ritmo di Sambra, la nostra trasmissione dedicata ai rossoblù, condotta da Pierpaolo Flammini È bello essere san Bettese. Io sono San e, e mi piace essere San Bettese. ho fatto. La sambettese per i sambettesi ed è, ed è, si è visto. Oggi la gente ti, te, ti suona il campanello, voglio fare lo sponsor. Ma quando mai è successa una cosa del genere? Sponsor e abbonamenti, oltre 2.600 superato il record che resisteva dalla stagione cadetta 1975-76 con Marino Bergamasco. C'è il modello su tirol, c'è il modello quello, c'è il modello quell'altro, c'è il modello qua. Io ho fatto il modello sambenetese e questo secondo me è quello vincente in tutta Italia in questo perché è un'unica un realtà che io credo una realtà così non si veda da nessuna parte, non l'ha vista nessuno. È un mondo che è esploso. E lo ha fatto esplodere massi per una samb solida, società, ma anche e soprattutto squadra. Ecco il direttore sportivo Stefano De Angelis ha prenotato l'ultimo colpo. Farà un altro acquisto. A me mi ha detto ieri sera che farà un altro acquisto. Altro capitolo: in Riviera delle Palme, per il quale Massi sta parlando col sindaco da settimane. La volontà del presidente è averlo in gestione per 12 anni e sottoporlo a Restay. È pronto il progetto. La mia idea, veramente, è un polo fieristico. Glielo dico sinceramente, sì. e, e abbassare, le abbassare le curve significa guadagnare pure spazio, certo. ma è anche più bello vedere una partita. Ma l'evento calgistico deve essere un evento eh, di, da Serie A: quindi devi intervenire sul campo, devi intervenire sulla struttura, devi, è un, un grosso lavoro. I soldi. In un modo o nell'altro si trovano, non è un problema. Il restyling del Riviera è il futuro, il presente è un campo in condizioni pessime. Massi ha indicato al comune una ditta per la cura del manto erboso, lunedì forse al via i lavori. Intanto sta per cambiare il quartier generale rosso-blu. Samb via dal Ciarrocchi di Porto d'Ascoli e a Stella di Monsampolo del Tronto. Stiamo accelerando a questo punto. La cosa più facile è il Samba Village. Il Samba Village è pronto, ha seminato. Adesso aspettiamo un'altra settimana e poi credo ci trasferiremo direttamente a Samba Village. Massi e la Samba vogliono continuare a correre.